Ho sentito prima la telefonata del telespettatore che aveva chiamato per chiedere informazioni sul numero verde della Protezione Civile Sì. e mi ha lasciato un po' preoccupato, anzi molto preoccupato, perché di quello che ho capito il numero verde della Protezione Civile fornisce solo informazioni burocratiche, non dà nessuna informazione utile, tra virgolette, al cittadino comune. Così Per, diciamo, pare, così ma pare. poi lo chiamiamo anche noi, così vediamo di capire un attimo meglio. Mi fido di quello che ha detto il cittadino, ma poi per dovere verificheremo. Sì, perché io non so se la Protezione Civile diciamo così, avrà una competenza in ambito, diciamo così, di maxi emergenza, tra virgolette, sanitaria. Allora, quando è stato annunciato il numero verde è stato comunque detto, senza specificare troppo, per informativa. Quindi, giocando con le parole, parlare dei decreti del governo è comunque informativa, quindi si potrebbero anche salvare in corner con questo, no? Ho Perciò, capito. bisogna capire cosa intendessero effettivamente. Mo, dopo la trasmissione lo chiamo Sì, no, anch'io, perché così chiedo. la cosa che lascia perplessi è perché gli dicono di chiamare il 112 solo se si ha la febbre sopra 37,5, no? Per dire. Sì, perché poi il numero di intervento deputato principale è quello. Forse questa Sì, cosa è ma stata fatta anche per non intasare le linee, capito? Sullo Una stesso. domanda, quante Sì. persone con l'influenza stagionale hanno la temperatura corporea sopra 37,5? Tantissime Infatti persone. l'azienda sanitaria ha lamentato una marea di telefonate, migliaia solamente nella giornata di ieri, di gente imparanoiata con la febbre. Ci può anche stare, nel senso, nel comprensibile allarmismo generale, ci può anche stare. Io personalmente, se prendo la febbre e capisco che è una febbre normale, non è che mi metto ad avvisare, a spargere panico. Quindi io Certo. direi che una persona ha anche il sentore se sta male o meno, no? Poi se si sente di avvisare le autorità Sì, però predisposte, che lo a livello, faccia. diciamo così, di sicurezza, prevenire è meglio che curare, no? Quello è vero, assolutamente, assolutamente. Ok, quindi anche voi, diciamo così, non siete un po', diciamo così, nel dubbio, diciamo così, di questo numero verde, la loro funzione, perché è stato Sì. molto sventolato, diciamo così, però di quello che ho capito non è Allora, è efficace. chiaro che un numero dato dalla Protezione Civile, come è stato fatto in Veneto e in Lombardia, poi noi lo mettiamo anche in sovrappressione in alcuni nostri notiziari, perché comunque ci sta un'informazione in più da dare al cittadino. Poi effettivamente io non ho avuto bisogno di contattarlo a livello personale, quindi non l'ho ancora mai contattato. Adesso mi è venuta la curiosità di capire, quindi lo Ho contatterò. capito, e magari se potete chiedere anche chi risponde a questo numero, cioè d'altra parte chi è un professionista della sanità, è un operatore della protezione civile, questo sarebbe interessante anche per capire un po' la cosa, no? Perché qua non si sa mai, se, perché anche dal discorso del NUE ci sono state, diciamo così, alcune critiche, diciamo così, per un discorso di sistema, no? Quindi si vorrebbe capire se le cose sono state risolte o meno. Perfetto, grazie, la saluto. Grazie a lei, buongiorno. Grazie, Sì, buongiorno. cercheremo di capire dunque anche noi, sicuramente.